Circa 8 anni fa ho compiuto i tanto attesi 18 anni. E come ogni neo diciottenne, la prima cosa che ho chiesto ai miei genitori è stata la macchina. La loro risposta? Mi hanno regalato una macchinina giocattolo. Cioè, fondamentalmente, io macchina non ne ho avuta, né grande e neanche piccola. Ma quanto può essere piccola una macchina? Questa è la stessa domanda che pose il fisico Feynman durante una sua lezione, perché era affascinato dal capire quanto ci si può spingere quando si prova a rimpicciolire le cose. Ovviamente più piccola sarà la macchina e più piccolo sarà il motore. E se vi dicessi che una cellula è una macchina e che dentro ci sono dei motori? Però sono dei motori molecolari. Un motore molecolare non è altro che una grande molecola fatta da proteine che permette di trasformare l'energia chimica in energia meccanica e in movimento. Il carburante di questo motore è l'ATP, una moneta che le cellule possono spendere per funzionare correttamente. Un po' come un gettone della giostra o un bitcoin speso online. Questi motori per la cellula sono fondamentali. Per esempio, la proteina actina è un motore che è importantissimo nella divisione delle cellule. O le proteine che ci sono nella coda degli spermatozoi ne permettono il movimento. Per poter funzionare, però, l'ATP ha bisogno di zucchero e per l'esattezza di glucosio. Infatti, ogni molecola di glucosio genera 2 molecole di ATP. Se tutte le molecole di ATP generate da un singolo cucchiaino di zucchero fossero soldi, voi potreste spendere 1 miliardo di euro al secondo per tutta la vita. Praticamente è una quantità di energia infinita. Come spesso capita, l'uomo prende spunto dalla natura. E infatti nel 2016 3 ricercatori, Sauvage, Stoddart e Feringa, riuscirono a sintetizzare i primi motori molecolari, riuscendo addirittura a sintetizzare una nanomacchina con 4 ruote motrici. E per un pelo lo stesso premio non lo vinse l'italiano Balzani. Cosa ne pensate se un domani nelle nostre macchine potessimo mettere soltanto un cucchiaino di zucchero? Grazie.